Benvenuti a 3 minuti alle 20, siamo in compagnia di Sergio Molinari, consigliere del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali, che è collegato con noi a Roma. Benvenuto. Buonasera direttore e grazie dell'ospitalità. Dunque a Sergio Molinari chiediamo di spiegarci i contenuti del nuovo regolamento sulla formazione continua appena approvato appunto dal Consiglio Nazionale. Dice bene, abbiamo approvato definitivamente il regolamento che a giorni verrà pubblicato sul bollettino del Ministero della Giustizia ed entrerà operativamente in vigore il 1° gennaio del 2014. Regolamento che ha due obiettivi sostanziali, che sono quelli di fornire formazione continua a tutti i nostri iscritti, alle stesse condizioni, alle stesse opportunità, con le stesse opportunità e con la stessa qualità su tutto il territorio nazionale. E l'altro obiettivo è quello che per ciascun perito industriale si possa fare, possa lui stesso farsi il proprio curriculum formativo. Ecco, queste sono le due cose sostanziali del nostro regolamento, che introduce diciamo gli aspetti più tecnici dell'applicazione di questa regola, che adesso è diventata obbligo deontologico per ogni perito industriale curare il proprio profilo di aggiornamento professionale. Concretamente cosa cambierà per il perito industriale rispetto al passato? Ma grandi cambiamenti non ci sono, se non quelli che appunto, essendo obbligatorio, ci sarà un controllo che è esercitato in primo luogo dal Consiglio Nazionale e poi dai collegi territoriali che hanno la responsabilità principale della gestione sia amministrativa sia tecnico-scientifica della formazione continua, e quindi una verifica che è fatta su una durata temporale di 5 anni e a cui ogni perito industriale dovrà acquisire in questo periodo, in questa frazione di tempo, i crediti formativi che sono stati stabiliti dal regolamento, che sono 120 crediti in 5 anni. E per il professionista che non ci arriva a maturare questi 120 crediti? Il professionista che non ci arriva sarà richiamato dal proprio collegio prima della scadenza in modo tale da fare, come per così dire, un piano di rientro, insomma, perché crediamo che sia fondamentale la preparazione, l'aggiornamento, ma riteniamo, proprio per l'esperienza dei periti industriali che da tanti anni fanno formazione continua, che non saranno necessari interventi disciplinari particolari. Da quando entra in vigore il nuovo obbligo? Il nuovo obbligo entra in vigore, come le dicevo prima, già da gennaio. Certo, adesso ci stiamo strutturando. Il Consiglio è lui stesso un organo formativo. Ci sarà necessariamente una fase iniziale di assestamento, di messa a punto di questa macchina che ha per alcuni aspetti alcuni profili di complessità, perché occorre fare anche una gestione di carattere amministrativo, ma saremo pronti nei primi mesi con offerte formative valide e soprattutto alla portata di tutti. Grazie a Sergio Molinari, buona continuazione con i programmi di Classy NBC.